manca davvero pochissimo alle elezioni e ancora una fetta importante di italiani non ha deciso per chi voterà. Queste elezioni, forse più di tutte le precedenti, hanno integrato la sostenibilità all'interno dei propri programmi. La siccità prolungata dei primi 6 mesi di quest'anno, le alluvioni, l'elettricità e il gas che hanno raggiunto prezzi folli, ci hanno fatto capire che l'ambiente non è più solo ambiente, ma anche economia, società. Il modo in cui utilizziamo le risorse naturali si ripercuote infatti direttamente sulle nostre vite. Ora, i partiti possono proporre anche delle cose difficilmente realizzabili, perché non è usanza comune e sarebbe comunque molto complesso inserire un'idea di coperture per finanziare ogni misura. Ma i programmi ci danno comunque un'idea di come i diversi partiti e schieramenti vedono l'ambiente e che soluzioni immaginano per ridurre le emissioni e guidare la transizione ecologica nel nostro paese. Partiamo quindi con il centrodestra, perché è quello più avanti nei sondaggi. Il programma del centrodestra non va molto a fondo sulle questioni, ma dei 15 punti principali in cui è strutturato il programma, 2 riguardano l'ambiente in modo diretto e 1 in modo indiretto. I primi 2 sono quelli che riguardano da una parte l'autosufficienza energetica e dall'altra l'ambiente in generale, quindi cambiamento climatico, mobilità, economia circolare e salvaguardia della biodiversità. Il terzo punto invece riguarda la sostenibilità in modo indiretto, perché il tema centrale è l'agricoltura, ma si parla in 2 passaggi di filiera corta, valorizzazione dei prodotti locali e di bacini per raccogliere e trattenere in maniera più efficiente l'acqua piovana. Ma vediamo i 2 punti principali, energia e ambiente. Vista la crisi energetica senza precedenti che stiamo vivendo e visto che quello energetico è di gran lunga il settore più responsabile delle emissioni di gas serra, il programma del centrodestra parte proprio da qui. La strategia del centrodestra è associata all'autosufficienza energetica, ovvero la strategia per ridurre la dipendenza da fonti estere, vedi gas russo, e aumentare la produzione di rinnovabili sul territorio nazionale. Si parla infatti di aumento della produzione dell'energia rinnovabile, diversificazione degli approvvigionamenti energetici e ricorso alla produzione energetica attraverso impianti di ultima generazione, valutando anche il ricorso al nucleare. Tutti i punti che spingono a una maggiore indipendenza energetica che può aiutare il nostro paese sia a diventare un player importante sulle rinnovabili, contenendo anche ovviamente l'impatto delle fluttuazioni di prezzo nei mercati, sia a ridurre drasticamente le nostre emissioni. Il programma poi aggiunge 2 punti sul tema energia: la promozione dell'efficientamento energetico per ridurre la domanda di energia nel nostro paese e il sostegno alle politiche di price cap a livello europeo per limitare gli aumenti dei prezzi che stanno mettendo in ginocchio cittadini e aziende. I punti sono pochi e sintetici. Il centrodestra ha deciso di stare sul generale, scendere poco nel dettaglio per dettare una linea che fosse più comprensiva possibile delle diverse posizioni all'interno della coalizione. Tra le proposte dedicate all'energia non si trova mai la parola emissioni e anche nel punto 12, ambiente una priorità, la riduzione delle emissioni di gas serra viene citata solo indirettamente. La prima proposta infatti prevede di rispettare e aggiornare gli impegni internazionali assunti dall'Italia per contrastare i cambiamenti climatici. Voglio soffermarmi un attimo su questo perché è sicuramente un bene che nel programma di questa coalizione ci sia un punto che chiarisca la volontà di impegnarsi per contrastare il cambiamento climatico. Un passo avanti importante se pensiamo che nell'ottobre del 2016 5 europarlamentari leghisti, tra cui Matteo Salvini, furono gli unici italiani a votare contro la ratifica dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Andando avanti nel programma, il punto più corposo del macrotema ambientale è l'attuazione del Piano Strategico Nazionale di Economia Circolare, ovvero la strategia per ridurre il numero di materiali che buttiamo, per spingere il riciclo e il riuso di questi e ridurre quindi la quantità di materie prime che consumiamo. Una strategia che prende spunto dalla Strategia Nazionale per l'Economia Circolare e dal Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti adottati nell'ambito del PNRR dal Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a giugno di quest'anno. A proposito di PNRR, nel programma si legge la proposta di rimboschimento e piantumazione di alberi, già esposta da Berlusconi all'inizio della campagna elettorale, dove l'ex premier di Forza Italia proponeva di piantare 1 milione di alberi all'anno, cifra che in realtà era inferiore di parecchio al numero previsto dal PNRR, ovvero 6,6 milioni di alberi entro il 2024. Poi Tajani è intervenuto sostenendo che in realtà fossero 1 milione di alberi in più rispetto agli obiettivi del PNRR. Poi ancora salvaguardia delle aree protette, marine e terrestri, miglioramento della rete idrica per limitare le perdite, salvaguardia della biodiversità e promozione dell'educazione ambientale. Rispetto agli altri 3 programmi che vedremo, il punto sulla mobilità sostenibile invece è un po' scarno, evidenziato solo con la proposta di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e promuovere e favorire politiche di mobilità urbana sostenibile. In un paese come l'Italia, secondo in Europa per numero di auto ogni 1000 abitanti, ci si aspettava forse maggiori dettagli su come incentivare la mobilità condivisa ed elettrica, oltre a spingere l'uso del trasporto pubblico e della bici. Se guardiamo i programmi dei singoli partiti all'interno della coalizione, la tematica ambientale ovviamente è toccata in maniera più dettagliata. Oltre alle proposte
comuni. Per esempio, Fratelli d'Italia propone un inasprimento delle pene per i piromani. Forza Italia propone incentivi per le comunità energetiche di autoproduzione di energia rinnovabile. E la Lega fa una proposta per rendere più sostenibile il turismo verso il nostro paese, aumentando le linee ferroviarie e puntando sull'efficienza energetica per le strutture alberghiere. In generale, il programma del centrodestra è un programma che sull'ambiente non va troppo a fondo. È un ambientalismo industriale che si focalizza tanto sull'energia, ma non cita nel programma di coalizione la necessità di ridurre le emissioni. La crisi climatica è toccata molto marginalmente. La necessità di legare lo sviluppo economico a una riduzione dell'impatto delle nostre attività non traspare. La preoccupazione principale è la salvaguardia delle nostre industrie, lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e la tutela del Made in Italy. Tutti concetti molto legati al sentimento patriottico della coalizione. Passiamo quindi ora alla coalizione del centrosinistra e direi di partire col PD. La coalizione del centrosinistra, secondo i sondaggi, e vediamo subito una differenza netta su come è trattato il tema ambientale. Per il centrosinistra dobbiamo vedere i programmi di ogni partito perché ovviamente a differenza del centrodestra non c'è un programma di coalizione. Partiamo quindi con il Partito Democratico. Il programma si sviluppa su tre pilastri fondamentali e il primo è proprio lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica. Transizione ecologica compare 18 volte nel testo del programma. C'è una frase all'inizio del programma che rende bene l'idea di quanto il PD, almeno nel programma, veda come centrali questioni come la sostenibilità e la transizione ecologica. Affermare che la sostenibilità ambientale può essere rimandata domani e poi al giorno dopo vuol dire non comprendere la fragilità della nostra democrazia o semplicemente disinteressarsene. Il PD con questa frase di apertura vuole mettere l'accento sulla trasversalità del tema ambientale. Salvaguardare la biodiversità, ridurre le emissioni, passare alle rinnovabili non vuol dire avere solo un'aria più pulita, ambienti naturali più prosperi. Significa in primo luogo dare stabilità alla nostra economia e alla nostra società, proteggere interi settori dal fallimento e aumentare il peso politico in Europa e nel mondo. Quello del PD è uno dei pochi programmi, assieme a quello dell'Alleanza Verdi Sinistra Italiana e ai 5 Stelle nel programma lungo, a parlare per esempio di crisi climatica e non di cambiamento climatico, per evidenziare la gravità della situazione. Come anche nei programmi di Verdi e Terzo Polo, il PD lega la riduzione delle emissioni allo sviluppo economico, ovvero considera la transizione ecologica come un rilancio del nostro paese a livello industriale. Un ultimo punto trasversale su cui il PD insiste è la transizione equa e giusta, per ricordare che il costo della transizione ecologica non deve essere scaricato su aziende e cittadini, ma che bisogna prevedere delle tutele e proteggere le classi più vulnerabili. Il PD vuole continuare con gli investimenti infrastrutturali e di mobilità avviati dal governo Draghi. A fronte della siccità estrema invece che ha colpito l'Italia quest'anno, il PD propone di introdurre un piano contro la siccità e ridisegnare l'agricoltura, l'allevamento e la pesca per renderli non solo più resistenti alle nuove condizioni climatiche, ma anche motori della transizione ecologica. Un punto su cui il programma del PD insiste in termini di sostenibilità è la necessità di agire insieme con alleati europei e globali. L'Italia, scrive il PD nel suo programma, deve essere leader nella riforma del patto di stabilità verso un nuovo patto di sostenibilità che coniughi attenzione ai conti pubblici e promozione degli investimenti necessari a sostenere transizione ecologica e sviluppo. Il PD propone quindi di rilanciare il ruolo dell'Europa come principale motore di una globalizzazione più equa, fondata su standard sociali e ambientali più stretti. Per mettere a terra questi concetti nel programma si trovano per esempio l'adozione di una tassa minima globale sulle multinazionali e l'adozione del Carbon Border Adjustment Mechanism, ovvero una tassa sulle emissioni di prodotti importati per scoraggiare la concorrenza sleale di imprese estere che non devono sottostare a standard ambientali stringenti come quelli europei. Per quanto riguarda le proposte più concrete sull'ambiente, il programma parte con quelle sull'energia: investire pesantemente in produzione di energia da rinnovabili e non inseguire la strada del nucleare. Per il PD, infatti, i tempi di realizzazione delle tecnologie esistenti per la produzione di energia nucleare non sono compatibili con una riduzione significativa delle emissioni entro il 2030. Il ricorso ai rigassificatori per aumentare la fornitura di gas naturale liquido è anche qui visto come necessario per rendersi velocemente indipendenti dal gas russo. Il ricorso ai rigassificatori per aumentare la fornitura di gas naturale liquido è anche qui visto come necessario per rendersi velocemente indipendenti dal gas russo. Ma il PD vede questa infrastruttura come una soluzione ponte, che non vada a influire sulla strategia nazionale di decarbonizzazione. Come dicevamo, il PD è l'unico partito assieme ai Verdi e 5 Stelle a citare direttamente nel suo programma la necessità di considerare il tema della transizione giusta, ovvero la necessità di accompagnare imprese, lavoratori e famiglie nella transizione ecologica, senza che i costi di questa transizione ricadano sulle fasce più vulnerabili. I punti del programma a supporto di questo sono una riforma fiscale verde che promuova gli investimenti a difesa del pianeta attraverso la revisione e la stabilizzazione degli incentivi per la rigenerazione energetica, una legge quadro sul clima e un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico per creare continuità e coerenza delle politiche evitando di rendere soggette diversi governi, un piano nazionale per il risparmio energetico e interventi finalizzati ad aumentare la quota di rinnovabili prodotte nel nostro paese,
la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, lo sviluppo di compensazioni per le famiglie e le imprese più vulnerabili. Per coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati nel dibattito sulla transizione, il PD vuole aprire un grande forum nazionale per il lavoro e per il clima. Per proteggere le fasce più vulnerabili, invece, il PD propone di introdurre un nuovo tipo di contratto, chiamato luce sociale, per le famiglie con redditi medi e bassi. Si tratta di un contratto di fornitura energetica prodotta totalmente da fonti rinnovabili. Secondo la proposta, il contratto avrà durata decennale e permetterà di ottenere prezzi dell'energia elettrica molto bassi, a vantaggio delle famiglie. Chiuso il capitolo energia, il programma del PD passa alla mobilità. Qui si propone di accelerare gli investimenti infrastrutturali che favoriscano la conversione del trasporto merci da auto a treni e navi e incentivare l'acquisto di mezzi a zero emissioni e ibridi. Il PD propone poi di incentivare l'installazione di almeno 100.000 colonnine elettriche e 30.000 punti di ricarica rapida entro il 2027. Per quanto riguarda i treni, il programma propone di completare le tratte ferroviarie ad alta velocità già programmate e potenziare il piano sulle linee regionali, svecchiando anche il parco mezzi. Anche il PD, come poi vedremo nei programmi di Terzo Polo e 5 Stelle, propone di migliorare il gap infrastrutturale tra nord e sud e tra centri e periferie. Oltre a questo, il programma prevede la riqualificazione delle strade secondarie, il recupero delle linee ferroviarie regionali e minori, lo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale nelle nostre città. Per incentivare la mobilità sostenibile, il PD prevede poi l'introduzione di una forma di trasporto pubblico locale gratuito per giovani e anziani, incentivando anche per le altre categorie sconti legati all'intensità dell'uso dei mezzi pubblici. Oltre a questo, come per i 5 Stelle, il PD prevede nel suo programma l'istituzione di un biglietto unico per i diversi mezzi urbani e interurbani, per incentivare ulteriormente l'uso dei mezzi pubblici, riducendo le barriere di acquisto dei diversi biglietti su diverse piattaforme. Altre proposte interessanti del programma del PD riguardano suolo, sistema idrico e agricoltura. Per quanto riguarda il suolo, i Dem propongono di approvare una legge sul consumo di suolo che riduca la quantità di suolo che impermeabilizziamo con le costruzioni industriali e domestiche ogni anno. Ricordiamo che l'Italia è il primo paese europeo per percentuale di suolo consumato annuo. Per quanto riguarda il sistema idrico, si propone invece di intervenire con un piano nazionale per l'acqua, la siccità e il dissesto idrogeologico, che metta al centro la costruzione di nuovi invasi e investimenti volti a ridurre la dispersione idrica. Affinché l'agricoltura possa diventare il motore della transizione ecologica, il PD vuole creare un fondo di rotazione di 500 milioni di euro a sostegno di 2.500 progetti di agricoltura sostenibile. Infine, per garantire una maggiore consapevolezza dei cittadini e delle cittadine, il programma propone di accelerare i processi di etichettatura digitale dei prodotti, che eliminano le inefficienze dei vecchi sistemi e forniscono ai consumatori informazioni utili e trasparenti sull'origine dei prodotti e il loro tracciamento, l'impatto ambientale della produzione e del trasporto. Passando al programma di Più Europa, il partito capitanato da Emma Bonino dedica il capitolo 5 di 18 a energia e ambiente. Più Europa è l'unico partito che propone di riformare gli assetti istituzionali e regolatori attraverso una revisione del titolo V della Costituzione per consentire una visione unitaria della strategia energetica nazionale, restituendo allo Stato centrale le competenze esclusive in materia energetica. La visione europeista del partito viene evidenziata nella proposta di sviluppare una politica energetica europea allineata con quella climatica al fine di costruire reti integrate e adottare strumenti comuni che permettano di rispondere alle prossime crisi in maniera compatta e unitaria. Anche qui, come per PD, 5 Stelle e Terzo Polo, il programma propone di ridurre drasticamente la burocrazia che frena lo sviluppo degli impianti di rinnovabili. A differenza del PD, però, per quanto riguarda l'energia a basse emissioni, Più Europa spinge per rafforzare la ricerca e la cooperazione scientifica italiana per lo sviluppo di reattori a fusione nucleare, SMR, e mini reattori modulari di ultima generazione. È una posizione un po' ambigua. Il programma non dice apertamente di essere a favore della costruzione di centrali nucleari in Italia. Ed Emma Bonino, leader di Più Europa, è storicamente contraria al nucleare. Non a caso Bonino è una storica esponente radicale e proprio il Partito Radicale fu il promotore del referendum abrogativo del 1987 sul nucleare. Anche il programma di Più Europa propone un tetto al prezzo del gas e una riforma fiscale ecologica attraverso l'eliminazione graduale di tutti i sussidi dannosi all'ambiente. Anche qui di nuovo favorevoli a rigassificatori e termovalorizzatori. Sul tema dell'edilizia, Più Europa propone di fermare invece tutti i condoni sulle difformità edilizie impattanti per il territorio, contrastando così in maniera netta il consumo di suolo e prevenendo il dissesto idrogeologico causato dalla speculazione edilizia. Infine, come in tutti gli altri programmi, a parte il centrodestra, Più Europa propone soluzioni per migliorare l'efficienza del nostro sistema idrico e ridurre il consumo di acqua in bottiglia, di cui siamo i primi in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, il programma di Più Europa propone di promuovere l'utilizzo di depuratori d'acqua e aumentare gli investimenti, sia pubblici che privati, nelle reti idriche, secondo le linee guida del PNRR, per ridurre drasticamente la dispersione dell'acqua. Passiamo ora al terzo partito della coalizione di centrosinistra, l'Alleanza Verdi e Sinistra Italiana. Chiaramente il programma dell'Alleanza Verdi e Sinistra Italiana non poteva
poteva che iniziare con ben 4 punti sull'ambiente e sulla sostenibilità. Il primo si intitola Italia rinnovabile e affronta il tema dell'energia. Verdi e Sinistra Italiana sono l'unica coalizione che propone in maniera esplicita di eliminare completamente il gas come fonte per la produzione di energia elettrica entro il 2035. Per raggiungere questo obiettivo, il programma propone di sviluppare le rinnovabili, migliorare l'efficienza energetica, installare pompe di calore in tutte le abitazioni al posto delle caldaie a gas. Perché l'efficienza energetica assume un ruolo di primo piano, però la coalizione ritiene necessario rivedere tutti gli incentivi come i super bonus e posticipare la scadenza al 2030, dando accesso a tutte le fasce di reddito e garantendole a quelle più svantaggiate. Anche qui, come in tutti gli altri programmi, si propone temporaneamente un tetto al prezzo del gas per limitare i costi delle bollette. Altra cosa che i Verdi propongono in maniera molto più approfondita rispetto agli altri è una riforma ambientale del fisco. Nel programma si legge infatti che la proposta di un piano di ridistribuzione dei sussidi fossili come supporto ai settori industriali e alle fasce sociali più esposte alla transizione verso le rinnovabili. Oltre a questa rimodulazione dei sussidi, la coalizione Verde propone di ridisegnare le tariffe di fornitura energetica per mettere i consumatori al riparo della volatilità del prezzo delle fonti fossili e per ridurre a zero la povertà energetica, ovvero le persone che non riescono a pagare le bollette. Tutto questo entro il 2025, garantendo a tutti un accesso equo all'energia rinnovabile. Per concludere il primo punto dedicato all'energia, Verdi e Sinistra Italiana dichiarano che sono contrari a costruire nuove centrali nucleari e a nuove trivelle per la produzione di gas nazionale. Nel secondo punto, l'Italia Green, l'alleanza Verdi e Sinistra propone di istituire una legge per il clima come strumento normativo per dare coerenza e continuità alle politiche rispetto agli obiettivi vincolanti che ci siamo posti a livello europeo. I Verdi e Sinistra Italiana sono l'unica coalizione che, oltre a citare la necessità di un piano di adattamento come fa il PD, ricorda che in realtà l'Italia già ce l'ha un piano di adattamento, ma è fermo al 2017. La coalizione propone quindi di aggiornare e rendere pienamente operativo questo piano entro i primi 6 mesi della legislatura e di sviluppare poi un piano salva foreste e un piano salva mari per la protezione, il ripristino e la valorizzazione di questi ecosistemi. Per quanto riguarda il risparmio idrico, la coalizione prevede un piano di investimenti sia in ambito urbano che industriale, promuovendo il riuso delle acque e quindi la riduzione dell'impatto degli scarichi sui fiumi e dello sfruttamento delle acque di falda. Anche sull'agricoltura l'alleanza Verdi-Sinistra si sofferma molto, ponendola come punto centrale per la riduzione del consumo d'acqua e un settore centrale per ridurre le emissioni e guidare la transizione ecologica. L'alleanza propone di passare gradualmente da una politica agricola a una politica alimentare, che partendo da una politica agricola sostenibile sviluppi azioni per garantire la disponibilità di alimenti sani a fasce povere della popolazione. Verdi e Sinistra Italiana poi toccano due punti fondamentali che nessun altro tocca: come finanziare la transizione e l'importanza della diplomazia verde per limitare le emissioni di quei paesi che si stanno sviluppando ora e le cui emissioni cresceranno nei prossimi anni. Sul primo punto, l'Unione Europea stima che siano necessari 270 miliardi di euro all'anno di spesa pubblica per la transizione. Per l'Italia ne serviranno circa 30-40 miliardi l'anno. Per i Verdi c'è quindi la necessità di un accordo su come finanziare la transizione all'interno della riforma del patto di stabilità, escludere il debito verde dal calcolo del debito pregresso, prevedendo tempistiche di rientro più lunghe e specifiche per il nostro paese. Per quanto riguarda la diplomazia verde, la coalizione propone che l'Italia si doti di un inviata o inviato speciale per il clima di alto livello, per contribuire a forgiare una diplomazia del Green Deal, sia per spingere le grandi economie emettrici come Cina e India a intraprendere transizioni più rapide di riduzione delle emissioni, sia per fornire a tutti i paesi il supporto finanziario necessario alla transizione, per l'adattamento e per le perdite e per i danni. Anche qui nel programma dei Verdi, grande sostegno alle politiche forestali, alla lotta alla desertificazione, alla filiera del legno sostenibile e allo sviluppo di soluzioni di agroecologia, per ridurre l'impatto dell'agricoltura in termini di emissioni e in termini di degrado del suolo. Per quanto riguarda la mobilità, la coalizione Verdi e Sinistra Italiana spinge sul trasporto pubblico e sull'auto elettrica, ma viene ribadito il no al ponte sullo stretto e alla continuazione della TAV Torino-Lione. In realtà i Verdi non sono contrari all'alta velocità in toto, ma solo quando, come scrivono nel programma, già esistono altre forme di trasporto autostradale e ferroviario sottoutilizzate e dove la popolazione locale ha espresso la propria contrarietà. Per collegare tratte che ancora non sono ben collegate e favorire la mobilità a basso impatto, la coalizione si dice favorevole allo sviluppo dell'alta velocità. Due misure in particolare saltano all'occhio nell'ambito della mobilità: favorire lo smart working per tutti i lavoratori e lavoratrici la cui presenza non è richiesta fisicamente, e la proposta di rendere i trasporti pubblici locali e i treni regionali gratuiti per gli under 30. Il quarto e ultimo punto ambientale del programma si concentra sui rifiuti. Anche qui si propone di spingere il deposito su cauzione, il vuoto a rendere, e si propone di non ritardare ulteriormente l'introduzione della plastic tax, che dal 2020 viene posticipata. Ci sono poi proposte per favorire la riduzione dei rifiuti a partire da una progettazione sostenibile che preveda l'uso di materiali riciclabili e la produzione di prodotti durevoli, riutilizzabili e riparabili. Una visione quindi del rifiuto come risorsa. Infine, Verdi e Sinistra Italiana sono favorevoli ai termovalorizzatori, ma solo come una soluzione di ultima istanza, perché
Come scrivono, secondo questa coalizione l'incenerimento dei rifiuti non permette il recupero delle materie prime, che potrebbero produrre ulteriore valore se riutilizzate o riciclate e reimmesse nel ciclo economico. Passiamo ora al programma del Movimento 5 Stelle. Il programma del Movimento 5 Stelle affronta il tema ambientale nel terzo punto su 5 del programma. I macrotemi sono energia, economia circolare e mobilità sostenibile, rigenerazione del territorio e agricoltura. Per il Movimento 5 Stelle sono 4 le linee d'azione per ridurre le emissioni. 1. Ridurre la domanda di energia, soprattutto negli edifici residenziali e commerciali e nei trasporti. 2. Un cambiamento strutturale nel mix energetico a favore delle rinnovabili insieme a un'estesa elettrificazione. 3. Un aumento dell'assorbimento della CO2 dai suoli forestali, agricoli, delle aree marine e verdi urbane. 4. La progressiva decarbonizzazione dei settori produttivi. Le proposte riguardanti l'energia sono quindi legate alla riduzione delle emissioni di gas serra attraverso 2 super bonus: rafforzamento di quello esistente più un nuovo sempre basato sui crediti fiscali per permettere alle imprese di investire a costo zero nel risparmio energetico e nelle rinnovabili. Si parla poi di un tema centrale, ovvero le tempistiche per approvare gli impianti di produzione di energia rinnovabile. E il Movimento 5 Stelle ha nel suo programma una misura dedicata in cui propone di sburocratizzare le procedure per l'approvazione di questi impianti. Per contrastare il caro prezzi, il Movimento 5 Stelle propone una revisione del sistema di formazione del prezzo del gas, pensando ad uno sganciamento dal mercato olandese TTF. Una misura che ad oggi è sconsigliata da tutti gli analisti perché al di fuori della crisi energetica odierna la nostra presenza nel mercato TTF ci ha sempre favorito e ha contribuito a mantenere prezzi molto bassi negli ultimi anni. Riguardo l'energia nucleare, il Movimento 5 Stelle la giudica non adatta per effettuare la transizione energetica. In particolare, il Movimento vede nel nucleare 3 problemi: il costo ancora molto alto della tecnologia, i problemi di sicurezza e la creazione di rifiuti radioattivi. Ma il Movimento è contrario anche per un altro motivo, ovvero che con il nucleare il modello energetico rimane centralizzato, con impianti complessi, costosi e gestiti appunto a livello centralizzato da pochi attori molto potenti. Il Movimento 5 Stelle nel suo programma propone quindi un modello decentralizzato e diffuso, in cui tutti gli edifici, oltre che consumatori, sono anche produttori di energia e si riducono quindi i rischi e i costi. È un modello che si sta diffondendo sempre di più grazie alla generazione distribuita, ovvero quella di piccole dimensioni, diffusa sul territorio e allacciata direttamente alla rete di distribuzione elettrica. Questa è ovviamente caratterizzata dalla produzione rinnovabile, domestica e aziendale. Per concludere il capitolo energia, il Movimento 5 Stelle ribadisce che è contrario a nuove trivellazioni e a nuovi inceneritori. Ma qui c'è un'ambiguità. Dopo poche righe, infatti, si legge stop a tecnologie obsolete per i rifiuti, realizzazione di impianti completamente compatibili con le richieste dell'Europa e non inquinanti, finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali. Dove per realizzazione di impianti compatibili con le richieste dell'Europa sembra indicare che il Movimento 5 Stelle sia effettivamente favorevole alla costruzione di termovalorizzatori di ultima generazione richiesti dall'Europa. Poco prima scrivevano no inceneritori, ma effettivamente in Italia tutti i vecchi inceneritori più inquinanti sono già stati chiusi o adeguati ai nuovi standard. E termovalorizzatori non è altro che una parola diversa per chiamare gli inceneritori di ultima generazione. Una misura che è indicata solo nel programma del Movimento 5 Stelle, assieme a Verdi e Sinistra Italiana, è la promozione di sistemi di vuoto a rendere per vetro, plastica e alluminio. Una misura che sarebbe già parte del decreto semplificazioni bis, ma qui manca un decreto attuativo per metterla in atto. Una misura che sappiamo essere molto efficace per aumentare i tassi di riciclo. Un sistema di vuoto a rendere infatti permette di raggiungere un tasso di raccolta del PET, la plastica delle nostre bottiglie, di circa il 90%, raddoppiando la nostra percentuale attuale italiana. Per limitare i danni degli eventi climatici estremi, il Movimento 5 Stelle vuole mappare in modo più approfondito il territorio per avere una panoramica migliore delle zone a rischio di dissesto idrogeologico. C'è un rimando ideologico, un po' che non è una misura vera e propria all'interno del programma del Movimento. Si propone la transizione verso un'economia rigenerativa, per un sistema non più fondato solo sulla crescita, ma anche sulla rigenerazione sociale del territorio e dei consumi. La sezione mobilità è probabilmente la più fornita all'interno del programma. Qui il Movimento, capitanato da Giuseppe Conte, propone lo sviluppo di smart road, ovvero strade che, grazie a diverse tecnologie come i sensori e l'intelligenza artificiale, rendono più efficiente il traffico, il funzionamento dei veicoli connessi autonomi, l'illuminazione stradale e riescono poi a monitorare in tempo reale le condizioni della strada, i livelli di traffico e la velocità dei veicoli. Il programma in questa sezione propone di ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud, un tema particolarmente caro al Movimento 5 Stelle, che storicamente ha riscosso successi particolarmente ampi dal suo elettorato del sud. Come gli altri programmi, anche qui si legge della volontà di incentivare la mobilità ibrida ed elettrica. Due ultime proposte interessanti all'interno della sezione mobilità del programma dei 5 Stelle. La prima è il biglietto unico, proposto anche dal PD, con il quale, anche se qui non è specificato, si possono prendere diversi mezzi con lo stesso biglietto, ipoteticamente pagando di meno e riducendo le barriere d'acquisto. La seconda misura interessante, e chiudiamo, è il progetto Mediterraneo, con cui il Movimento propone di istituire una cabina di regia per promuovere e sviluppare l'economia del mare.
riorganizzando il settore marittimo portuale e migliorando il sistema di interconnessioni tra porti, reti stradali e ferrovie. Chiudiamo ora e passiamo quindi al programma del Terzo Polo. Programma del Terzo Polo che dedica il capitolo 3 a energia e ambiente, il capitolo 13 ai trasporti e il capitolo 15 di 20 all'agricoltura. Anche qui l'energia è uno dei temi centrali, vista l'attualità e le sfide dei prossimi mesi. Il Terzo Polo propone tre strategie di breve, medio e lungo termine per affrontare la crisi energetica e affronta in maniera estensiva il problema che definisce una questione di sicurezza nazionale. Nel breve periodo, il Terzo Polo si pone come obiettivo raggiungere l'indipendenza dal gas russo tramite diverse misure. Si va dalla creazione di due nuovi rigassificatori per aumentare l'importazione di gas non russo, al potenziamento degli impianti esistenti, all'aumento della produzione di gas nazionale. Nelle proposte di breve termine troviamo anche la semplificazione del processo di autorizzazione per gli impianti di rinnovabili, il supporto a un price cap europeo per contenere l'aumento del prezzo dell'energia e aiuti alle aziende. All'interno di questo punto il Terzo Polo propone infine di estendere gli incentivi Industria 4.0 agli investimenti per la transizione energetica, per la produzione e l'accumulo di energia per l'autoconsumo. Quindi ancora spingere l'autoproduzione di rinnovabili nelle case e nelle aziende e valorizzare l'idroelettrico come asset strategico. Nel medio periodo l'obiettivo del Terzo Polo è ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 con fonti rinnovabili. Le misure presenti qui riguardano lo sviluppo di sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 prodotta dalle centrali termoelettriche a gas e carbone, anche se nel mondo queste tecnologie sappiamo essere ancora molto costose e per questo poco utilizzate come sistema per compensare le emissioni. Il Terzo Polo propone poi di scorporare il prezzo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili da quello dell'energia da fonti fossili. Si tratta di una proposta fatta anche da Cingolani durante l'ultima legislatura. Ad oggi infatti paghiamo l'elettricità in base al prezzo della fonte più costosa e quindi il gas, che ci aiuta a coprire il fabbisogno nazionale. Scorporando i due prezzi potremo in teoria ridurre il costo dell'elettricità in bolletta, ma non è detto che sia una soluzione che potrebbe funzionare anche nel lungo termine. La notizia poi della settimana scorsa che Cingolani sembrava aver effettivamente separato il prezzo dell'elettricità da quello del gas con il decreto Energy Release. Non si tratta però di una misura strutturale che cambi le dinamiche del mercato dell'energia, ma una misura di breve termine per ridurre il peso sulle aziende energivore. Il decreto consente infatti la vendita diretta dell'energia elettrica prodotta da rinnovabili a un prezzo controllato di 210 euro a megawattora, in un momento in cui è a 450 euro. Sul lungo periodo, il Terzo Polo sostiene che l'energia dell'atomo sia essenziale per raggiungere l'obiettivo a emissioni zero al 2050, in linea con gli obiettivi europei. Qui il Terzo Polo vuole dire che è favorevole alla produzione di energia elettrica da fonti nucleari. Nel mix energetico, infatti, ovvero nelle fonti che l'Italia utilizza per produrre energia, ad oggi non c'è il nucleare, ma solo nel 1986 producevamo quasi il 5% di energia elettrica da fonti nucleari. Poi con due referendum avevamo azzerato la quota di energia prodotta dall'atomo. Il Terzo Polo si sposta poi agli altri tre punti interni del capitolo: transizione ecologica, crisi idrica e economia circolare. Se transizione ecologica non sorprende che sia qui e abbia una sezione a parte, per crisi idrica e economia circolare invece la cosa salta all'occhio. Sulla transizione ecologica il Terzo Polo evidenzia come per ridurre le emissioni, oltre all'energia, serva lavorare su trasporti, edilizia e foreste. Sui trasporti le proposte sono diverse, sono sviluppate attorno alla mobilità sostenibile. Vanno dal completare le tratte dell'alta velocità, al migliorare la sicurezza delle reti ferroviarie, svecchiare il parco mezzi, costruire nuove metropolitane e tranvie. Anche qui sono previsti incentivi per l'acquisto di auto e bici elettriche e per la conversione elettrica delle flotte private di trasporto merci, così come un aumento dei punti di ricarica. Nel programma poi troviamo anche la proposta di promuovere lo sviluppo di servizi di car and bike sharing per chi arriva in auto in città. Infine un riferimento alla liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea, cioè i taxi o NCC. Sugli edifici il Terzo Polo propone di aumentare le case coperte dal teleriscaldamento più efficiente e meno impattante a livello ambientale, di efficientare il riscaldamento e il raffreddamento dei nostri edifici. Il Terzo Polo poi propone di investire 1,2 miliardi in centrali di biogas da immettere nella rete di riscaldamento e ridurre quindi ulteriormente le emissioni. Ultimi due punti dentro il tema transizione ecologica. Maggiori investimenti sulle aree boschive, fondamentali per assorbire le emissioni di gas serra che generiamo, e l'approvazione di un piano per la gestione del dissesto idrogeologico. Due sezioni a parte dentro il programma, come dicevamo, sono dedicate alle soluzioni contro la crisi idrica e all'economia circolare. Per quanto riguarda la crisi idrica, il Terzo Polo ricorda i dati della siccità estrema e prolungata che ha colpito l'Italia e l'Europa i primi sei mesi di quest'anno. È una condizione che siamo destinati a rivedere nei prossimi anni e per questo un piano per far fronte a una diminuzione dell'acqua è fondamentale per non rischiare, come quest'anno, che la nostra agricoltura arrivi in ginocchio a fine estate, con rese dei campi dal 15 al 35% in meno rispetto agli anni scorsi. Il Terzo Polo propone quattro misure per far fronte alla crisi idrica: recuperare e realizzare nuovi bacini per trattenere le acque piovane, ristrutturare la rete idrica italiana per ridurre le perdite che ad oggi sono del 40%, promuovere un piano per il riuso delle acque di depurazione e incentivare gli investimenti in sistemi di irrigazione che riducano gli sprechi d'acqua, come l'agricoltura di precisione. Sono quattro anche le misure che il Terzo Polo propone per l'economia circolare: realizzare un nuovo piano di investimenti per impianti di trattamento dei rifiuti, aggiungere sulle confezioni maggiori informazioni sull'impatto ambientale dei prodotti in vendita,
Incoraggiare l'applicazione delle tariffazioni puntuali per la Tari, una cosa solo apparentemente complicata che significa semplicemente applicare il principio secondo cui chi produce più rifiuti indifferenziati paga di più e viene invece premiato chi fa la raccolta differenziata e chi sceglie prodotti come gli imballaggi. E 4. Creare un sistema di premialità per i comuni che riducono la quota di rifiuti non inviati a riciclo, scoraggiando quindi l'uso delle discariche. L'ultimo tema su cui si sofferma il terzo polo in termini di ambiente e sostenibilità è l'agricoltura. In particolare la visione del terzo polo si concentra sull'agricoltura come protagonista della transizione energetica e propone lo sviluppo dell'agrivoltaico, unendo agricoltura e produzione di energia solare negli stessi terreni e sviluppando le infrastrutture necessarie per la produzione del biogas e del biometano, un tipo di energia rinnovabile prodotta dagli scarti agricoli e dall'organico delle nostre case. C'è infine una misura per il potenziamento della pesca artigianale, una per la piantumazione di alberi, non c'è scritto quanti, e infine la proposta di un piano per rendere più facile l'accesso ai terreni nelle aree montane e rurali a rischio spopolamento, promuovendo le imprese agricole delle fasce più giovani. Abbiamo finito di vedere tutti i programmi. È innegabile riconoscere che rispetto a solo pochi anni fa l'ambiente e il cambiamento climatico sono entrati trasversalmente in tutti i programmi dei partiti. Certo, c'è chi lo rende punto centrale del proprio programma, c'è chi lo inserisce verso la fine, ma tutti i programmi ormai ne parlano e in maniera abbastanza estesa. Ovviamente i temi più esplorati all'interno dei programmi sono l'energia e l'efficientamento della nostra rete idrica. È interessante notarlo, essendo ovviamente i due temi più caldi di questa fine estate. Sono due temi fondamentali, ma ci piacerebbe vedere più discussione anche su temi meno caldi e non dover aspettare una crisi o un disastro per mettere in sicurezza anche altri settori della nostra economia. Riassumendo quindi i vari programmi e posizioni, se tutti parlano chiaramente di energia, tetto al prezzo del gas, rinnovabili ed efficientamento energetico, per centrosinistra e 5 Stelle non serve aumentare la produzione di gas nazionale e nemmeno investire sul nucleare, o meglio investire ma solo sulla fusione. Terzo polo e centrodestra invece sono favorevoli sia a trivellazioni per cercare nuovo gas sia al nucleare. Tutti sostengono la necessità di piantare molti più alberi per assorbire più emissioni, ma solo centrodestra, per esempio, mette l'accento sulla necessità di spingere anche sull'educazione ambientale. Il centrosinistra ha il programma più completo sull'ambiente, avendo al suo interno forze come Verdi e Sinistra Italiana che nascono proprio da un sentimento ambientalista e che quindi sono gli unici che danno peso e rilevanza alla tassa sulle emissioni delle importazioni, alla riforma fiscale verde, alla legge quadro sul clima e all'etichettatura di prodotti che riporti l'impatto in termini di emissioni.